Quali sono gli accordi fondamentali nella chitarra? Lo andiamo a vedere in questo video, ma prima sigla. Gli accordi fondamentali sulla chitarra possono essere associati, secondo me, alle principali famiglie di accordi. La famiglia degli accordi maggiori, la famiglia degli accordi minori, la famiglia degli accordi di settima, gli accordi aumentati, diminuiti e semidiminuiti, sei famiglie di accordi. Se prendiamo in considerazione gli accordi maggiori e minori settima, possiamo schematizzarli con una serie di posizioni da studiare su tutta la tastiera. Ad esempio, in Sol maggiore io ho a disposizione queste posizioni. Quattro posizioni di accordi maggiori, ricordiamocelo, 4. Per i minori, sol minore, avrò a disposizione 3 posizioni per gli accordi minori. Gli accordi di settima, sol settima, le posizioni quali sono? Queste sono le 5 posizioni dell'accordo di settima. Quindi 4 maggiori, 3 minori, 5 di settima. Le 12 posizioni fondamentali degli accordi maggiori, minori, settima su tutta la tastiera della chitarra. Fissati questi accordi, poi andrete a studiare tranquillamente tutti gli altri accordi, le altre tipologie e tutti gli altri livelli per quanto riguarda lo studio degli accordi, cioè gli accordi di abbellimento, gli accordi di alterazione, gli accordi di sostituzione, eccetera, eccetera, eccetera. Ovviamente questi accordi vanno imparati con degli esercizi che ho trattato nel mio metodo corso di chitarra. Se siete interessati all'acquisto, c'è il link nella descrizione del video e da questo potete imparare sia questi accordi e quindi avere poi un rapido accesso agli altri accordi di livello successivo, di tipologia diversa, e costruire anche su questi le scale, perché dall'accordo di Sol maggiore qui viene fuori la scala di Sol maggiore, dall'accordo di Sol settima qui viene fuori la scala di Sol settima, e quindi gettare anche le basi per l'improvvisazione. Questo è quello che riguarda più o meno questo discorso degli accordi fondamentali. Io vi ringrazio per l'attenzione. Se siete interessati a lezioni in presenza, online e così via, avete tutti i miei contatti sempre nella descrizione del video. Grazie ancora anche oggi per la vostra attenzione e buona musica. Ciao!